Buonasera a tutti e a tutte, grazie. E questa sera siamo qui per presentare un libro, ovviamente in un contesto come questo non è originale, mentre in realtà è un libro a cui noi teniamo molto e riteniamo che abbia delle potenzialità e sia un libro molto importante soprattutto per la vita quotidiana, per la nostra vita non solo presente ma anche futura. E siamo qui a parlare appunto con Stefano Mancuso e Giacomo Borrella. La casa editrice che io rappresento, Elettra, l'ha pubblicato facendo uno sforzo perché era un libro di cui poi parleranno meglio loro, ovviamente ritenuto da noi molto molto importante. Però prima di dare la parola a Giacomo Borrella e a Stefano Mancuso, credo sia giusto dire in pochissimi minuti chi era l'autore di questo libro, che magari da molte persone non è conosciuto. Piotr Kropotkin, russo come si capisce già dal nome, nasce nel 1842 a Mosca e morirà nel 1921 a Dmitrov, una cittadina non molto lontana da Mosca stessa. Ma chi era questo Kropotkin? Kropotkin intanto nasce nobile, era uno dei, come si capisce siamo in piena epoca zarista, nasce nobile, nasce cioè all'interno di una famiglia molto importante, molto quotata si direbbe all'interno dell'aristocrazia russa. Tanto è vero che il suo destino era quello di approdare, appena ne avesse avuto l'età, al corpo dei paggi, cioè al corpo che seguiva guardie speciali, guardie elette, tratte tutte dalla nobiltà, la vita quotidiana dello zaro. Ma egli fin da subito, appena iniziata questa carriera tra il corpo dei saggi, capisce che non è il suo ambiente, gli sta stretto, è insofferente a quel tipo di vita e chiede quindi di essere destinato ad un battaglione, un reggimento che potesse esplorare le zone non conosciute della Russia dell'epoca, in particolar modo in Siberia e a nord della Manciuria. Infatti Kropotkin andrà in queste aree geografiche tra il 1862 e il 1866, quindi per ben 4 anni. E in quelle zone ricoprirà incarichi di prestigio dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto svilupperà una sua grande curiosità, un suo grande interesse per le scienze naturali, per la antropologia, per la biologia, vedremo poi appunto che saranno poi tradotte in questo libro di cui poi vi parleranno. E rientra in Russia dopo questi 4 anni perché sente la necessità di ampliare le proprie conoscenze, i propri studi che già ha sviluppato abbondantemente in questo periodo a Pietroburgo e si impegna nella Società Geografica diventandone il segretario, Società Geografica Russa. Qui svilupperà altri studi sull'era glaciale, sulle glaciazioni, su una serie di altri argomenti molto importanti, affinando ancora di più la sua sensibilità. Ecco, potremmo dire che la figura di Kropotkin è quella, per dirla con una parola francese, di un del savant, cioè di quelle persone che mettono assieme, che hanno una visione complessiva, uno sguardo complessivo rispetto a un determinato problema, alla realtà varia che si presenta davanti ai suoi occhi. Infatti lui studierà fisica e matematica, svilupperà studi storici, filosofici, biologici, zoologici, insomma con una ben ampia visione dei problemi e delle difficoltà che si troverà ad affrontare. Nel 1872 però abbandona questi incarichi e si trasferisce a Ginevra, dove entra in contatto con il movimento rivoluzionario della Prima Internazionale, fondata nel 1864 a Londra, e soprattutto si resterà legato tutta la vita ai piccoli orologiai del Jura francese e svizzero
che rappresenteranno ai suoi occhi un esempio molto concreto di come sia possibile mantenere uno sviluppo economico di un certo tipo salvaguardando alcune cose fondamentali, che poi lui svilupperà in un altro libro molto importante, che è quello di Campi, Fabbriche e Officine, qualche anno dopo. Ritorna in Russia nel 1874 e immediatamente, avendo egli abbracciato le idee anarchiche, viene arrestato e rinchiuso nella fortezza di San Pietroburgo, da dove riesce a evadere con una rocambolesca fuga nel 1876 grazie all'aiuto di alcuni compagni che lo aiuteranno a scappare da questa prigione, che possiamo tutti immaginare quali fossero le condizioni, grazie anche al fatto che le sue condizioni di salute erano abbastanza precarie. Comincia da qui il suo pellegrinaggio in molti paesi europei, in Svizzera, in Inghilterra, poi in Francia, dove verrà nuovamente arrestato e rinchiuso in un'altra prigione, e poi definitivamente nel 1886, una volta liberato dalla prigione francese, riparerà in Inghilterra, dove fonderà una rivista anarchica, Freedom, e l'omonima casa editrice. Prima aveva fondato altri giornali, altre riviste molto importanti. Ecco, qui in Inghilterra, diciamo, finalmente Kropotkin può mettere a frutto tutte le conoscenze che aveva sviluppato, tutte le ricerche sul campo che aveva fatto dal punto di vista scientifico, e dare vita alle sue opere principali, tra cui appunto Il Mutuo Appoggio, di cui poi brevemente, molto più diffusamente, sentirete parlare. Kropotkin collabora a un'altra grande impresa, che era quella dell'Enciclopedia Britannica, scrivendo alcune voci molto importanti. Collaborerà assiduamente a una rivista di divulgazione scientifica, The 19th Century, molto importante anche questa per il clima culturale dell'epoca. Cioè, Kropotkin era uno scienziato che ha sempre, ripeto, mantenuto questo sguardo multiplo, interdisciplinare e multidisciplinare rispetto ai problemi della vita e degli esseri umani, e non solo dei problemi degli animali e anche dell'ambiente naturale. Nel 1917, a febbraio, allo scoppio della prima rivoluzione russa, torna in Russia pensando di poter dare il suo contributo a questa epopea di emancipazione umana che va sotto il nome della rivoluzione russa, appunto. Gli vengono offerti subito incarichi molto importanti dal governo provvisorio di Kerensky, che lui rifiuta perché dice che vuol tenersi le mani libere per essere una voce critica anche nei confronti di quello che stava accadendo in quegli anni all'interno della rivoluzione russa. Nel 19 si trasferisce a Dmitrov, da dove rivolge appelli ai lavoratori di tutto il mondo e da dove comincerà a sviluppare in maniera ancora più solida e più forte la sua critica molto dura alla piega che ha preso la rivoluzione bolscevica, annullando tutte le istanze di autogestione, di partecipazione diretta, eccetera, che sono quelle le più importanti. Muore l'8 febbraio del 1921. Il suo funerale sarà l'ultima grande manifestazione anarchica nell'Unione Sovietica, perché poi la stragrande maggioranza dei manifestanti, di coloro che accompagnano il feretro di Kropotkin da Dmitrov a Mosca, saranno arrestati e isolati in Siberia. Le sue opere sono molto importanti, ma quella su cui vogliamo concentrarci oggi è proprio Il Mutuo Appoggio, perché è probabilmente la sua grande, grande scommessa che, come sentirete, è ancora oggi uno strumento
vivo e attuale di cui dovremmo nutrirci per poter affrontare anche noi con cognizione di causa e con un disincanto e pensiero critico la realtà che ci circonda. Ecco, io darei adesso la parola a Giacomo Governo. Il libro è stato tradotto ovviamente in italiano e aveva avuto una larga risonanza nel 1925, pubblicato dalla casa editrice Sociale di Milano, però era stato tradotto dall'edizione francese che era uscita nel 1906. L'edizione invece originale, Kropotkin scrive il mutuo appoggio in inglese a partire dal 1890 e questo libro esce a puntate, o almeno le bozze, gli embrioni, i capitoli di questo libro, degli 8 capitoli di questo libro, escono a puntate sulla rivista 19th Century che Francesco ha già citato, fra 1890 e 1896. Kropotkin, come ha già detto Francesco, si era trasferito ed era approdato a Londra, o nei paraggi, in Inghilterra, 4 anni prima, nel 1886. Allora, dicevo, l'edizione che ha circolato in Italia praticamente per un secolo era in realtà una traduzione di una traduzione, per quanto una traduzione molto illustre, perché era una traduzione che aveva fatto Camillo Berneri, figura a me particolarmente amata, anarchico, anche lui con una vita rocambolesca seppure molto più breve di quella di Kropotkin, ma appunto negli anni già sotto il fascismo aveva trovato il modo di fare questa traduzione, però appunto era rimasta in circolazione fino ancora a pochi anni fa, anzi è ancora stampata da qualcuno, questa versione, traduzione della traduzione. Quindi con Eleutera che voleva ripubblicare per il primo centenario della morte di Kropotkin, che è avvenuto nel 2021, è arrivata questa proposta di tradurlo per la prima volta dall'inglese, e così abbiamo fatto. I traduttori di questa opera sono stati questa opera conta su alcuni traduttori particolarmente illustri. In italiano era stato tradotto da Berneri, in tedesco la traduzione era stata fatta da un'altra grande figura di anarchico immensa, Gustav Landauer, anche lui poi morto giovane. E come è fatto questo libro? Benché abbia avuto, soprattutto negli ultimi decenni, sai, una rivalutazione in ambito, come dire, scientifico, etologico, naturalistico, e Kropotkin fosse uno scienziato principalmente, in realtà è strutturato in 8 capitoli, più un'introduzione e una conclusione, di cui solo i primi 2 sono, diciamo, in senso stretto, incentrati sulle scienze naturali, perché si occupano degli animali. I seguenti sono un capitolo sul mutuo appoggio tra i selvaggi, c'era un linguaggio ancora, diciamo, che oggi si appare discutibile, il mutuo appoggio seguente, il mutuo appoggio tra i barbari, e poi i capitoli che stavano evidentemente più a cuore a Kropotkin, 2 capitoli sul mutuo appoggio nella città medievale, il mutuo appoggio nel Medioevo, e gli ultimi 2 dedicati invece al mutuo appoggio tra noi nel nostro tempo, cioè nell'Ottocento. Quindi diciamo è un libro che segue questo progetto apparentemente irrealizzabile, ma che Kropotkin affronta in modo molto pacato e tranquillo, di fare una antologia di tutti i modi nei quali gli esseri viventi si sono prestati aiuto, si sono aiutati a vicenda, hanno espresso e hanno agito la loro solidarietà reciproca. Partendo dai microrganismi e poi arrivando a
attraversando varie specie viventi, arrivando e poi ripartendo appunto dalla preistoria e arrivando fino ai tempi contemporanei. Quindi un progetto quasi paradossale che Kropotkin realizza in questo modo straordinariamente meticoloso e paziente. Io direi che a questo punto forse come introduzione può essere sufficiente, passerei la parola a Stefano Mancuso. Dunque, a me, io sono molto contento di parlare di questo libro, perché questo è un libro che io ho molto amato, nel senso proprio come guida fondamentale per la comprensione di come funziona, la vita. E nonostante la sua fondamentale importanza, è un libro del tutto ignorato in ambito scientifico. Tu dicevi che oggi c'è una certa riscoperta, ma in realtà non c'è questa riscoperta. C'è giusto per essere chiari, l'ultima volta che ho fatto un po' di ricerca bibliografica, c'era soltanto un articolo scientifico pubblicato negli ultimi 20 anni che in qualche maniera cercava di rivalutare l'importanza di mutual aid in termini di biologia evoluzionistica, ma altrimenti è assolutamente ignorato. Quindi ci tengo, perché mentre per me questo è un libro cardine per la comprensione invece di come funziona l'evoluzione. Ora vi racconto un po' di che cosa parla questo libro, perché altrimenti rimaniamo un po' appesi nel vago. Intanto il titolo è meraviglioso, in inglese è Mutual Aid, e tradotto in italiano è il mutuo appoggio. E questo mutuo appoggio che cos'è? Questa cosa che in questo che suona così bene, anzi il titolo è il mutuo appoggio come fattore dell'evoluzione, che è ancora più importante, ancora più decisivo come racconto, che cosa vuole dire. Che cos'è questo mutuo appoggio? Come mai sta questo modo di dire, che è tipicamente degli inizi del secolo scorso e che oggi non si parla più, il mutuo soccorso. C'era anche un gruppo musicale, il banco del mutuo soccorso. Oggi se il mutuo soccorso sembra non avere alcuna attinenza con la realtà. Che cos'è questo mutuo appoggio e questo mutuo soccorso? È ciò che oggi noi in biologia, esattamente, cioè per Kropotkin questo è ciò che oggi noi in biologia chiamiamo simbiosi. Ora, la parola simbiosi è una parola abbastanza sfuggente. Sono due organismi che vivono insieme, due organismi che non solo vivono insieme, ma in molti casi sono obbligati a vivere insieme. La vita di uno è fondamentale per la vita dell'altro e viceversa. Una simbiosi è una relazione in cui due organismi vicendevolmente traggono vantaggi dal vivere insieme. Questo è una, diciamo, la definizione scientifica di questa parola, e questo è esattamente il modo in cui Kropotkin intende il mutuo appoggio. Quindi, se noi volessimo utilizzare benissimo, hai fatto tu a mantenere il titolo mutuo appoggio e a parlare sempre di mutuo appoggio, però per comprenderci in termini scientifici moderni, questo mutuo appoggio andrebbe trasformato nella parola simbiosi, che però è molto più brutta e non ha questa aura che invece circonda il mutuo appoggio. Kropotkin passa 4 anni
nelle terre del nord, più che altro in Siberia, e che è un, allora come oggi, è uno dei luoghi più inospitali del pianeta. Questo è una questione fondamentale per comprendere come mai questo libro è un libro cardine e come mai nessuno prima di Kropotkin aveva parlato in maniera così chiara dell'importanza che il mutuo appoggio aveva per l'evoluzione delle specie. Questo è un punto che dovremmo affrontare. Intanto, che cosa si pensava e si continua ancora oggi in maniera significativa a pensare di come funziona l'evoluzione? C'è una specie di vulgata basata su un errore proprio interpretativo che l'evoluzione sia una specie di competizione fra organismi viventi, fra dei quali poi viene fuori, sopravvive il migliore in qualche maniera, il più forte, il più furbo, il più intelligente, e mettete voi il meglio di che cosa. Darwin non dice assolutamente niente del genere, non dice mai in tutta la sua opera una stupidaggine del genere. Darwin dice una cosa diversa e fondamentale che va compresa oggi, se no non possiamo parlare poi del mutuo appoggio, che è che l'evoluzione premia il più adatto. Ora, che cos'è il più adatto? È un'intuizione stupefacente. Fra le tante straordinarie intuizioni stupefacenti di Darwin, questa che l'evoluzione premi il più adatto è probabilmente quella che più di ogni altra cambia la storia del nostro mondo, la storia di come vediamo, come dovremmo vedere le cose, perché vedete, il più adatto è qualcosa che noi non possiamo sapere chi è. Questa è la questione straordinaria, cioè chi sia fra tutti noi il più adatto a portare avanti la nostra specie, l'evoluzione, non è dato conoscerlo, non è dato sapere. E perché non è dato saperlo? Come mai non è una cosa così semplice come il più furbo? Potremmo trovare dei sistemi per vedere chi è il più furbo fra di noi. Il più forte, semplicissimo, il più veloce. Potremmo trovare una serie di test per qualunque cosa, ma il più adatto a cosa? Il più adatto a un futuro che non conosciamo. E questo è il punto fondamentale, per questo che Darwin cambia letteralmente la storia del mondo. Il futuro è una cosa che noi non sappiamo come sarà. E allora che cosa può fare una popolazione? Immaginiamo che noi in questa stanza fossimo una rappresentanza, non una popolazione, ma fossimo tutta la specie umana. Tutti gli Homo sapiens del pianeta sono qua, riuniti in questa stanza. Che cosa possiamo fare per rendere le nostre possibilità di sopravvivere della nostra specie più alte possibili? Qual è la singola operazione che più di ogni altra premierebbe la nostra specie? Ed è qui che, e ce la ci colleghiamo a Kropotkin, diventa fondamentale comprendere che per Darwin l'unica cosa che possiamo fare per rendere la nostra specie più adatta a sopravvivere, se noi fossimo tutti gli Homo sapiens possibili, sarebbe mantenere, occuparci della sopravvivenza di ognuno di noi. Ora, sembra una banalità, ma guardate che, pensate a che rivoluzione è. L'altro giorno leggevo un racconto di Ursula Le Guin, non so se chi di voi conosce Ursula Le Guin, alzi la mano chi conosce Ursula Le Guin, pochissimi, dovrebbero conoscerla molti di più, è una scrittrice di fantascienza, lo dico per così, ma la fantascienza non è, i generi sono una stupidaggine, c'è la letteratura. La Le Guin è una magnifica, straordinaria, visionaria scrittrice, la quale in un suo racconto dice
a un certo punto. Cosa saremmo disposti a fare se la felicità di una comunità dipendesse dall'infelicità di un singolo individuo di quella comunità? Provate a pensarci, provate a pensare a questo quesito morale straordinario che pone la Le Guin. Cioè, se noi fossimo la comunità di tutti gli esseri vivi, di tutti gli esseri umani, e la nostra felicità generale dipendesse dal fatto che uno solo di noi è infelice, questo non impedirebbe la nostra felicità generale, che cosa saremmo disposti a fare? E io ora non ve lo voglio chiedere, perché probabilmente la risposta più semplice è fare fuori quello che è infelice. Questo è la risposta più semplice, in effetti. Però vedete perché Le Guin va messa insieme a Darwin? Perché in effetti, se noi ragionassimo in quello che a noi sembra in termini logici, lasciamo perdere etici, ma logici, la risposta più semplice è: se ce n'è uno su mille che è infelice, questo previene la nostra felicità, lo facciamo fuori e noi siamo a posto. In realtà, e questo che dice Darwin, faremmo una stupidaggine. Faremmo una stupidaggine perché se ci priveremmo di una possibilità per la nostra specie di sopravvivere, perché magari quella persona che è infelice, l'unica in una comunità di mille, ha delle peculiarità, è infelice perché diversa dalle altre 999, e proprio quella diversità che ora la rende infelice potrebbe permettere alla nostra specie di sopravvivere. Unendo Le Guin e Darwin, facciamo un saggio da Darwin a Le Guin, in questo, quindi, ci dice Darwin, in una popolazione di esseri viventi, qualunque sia la specie, se vogliamo garantire la sopravvivenza, dobbiamo garantire la sopravvivenza. La cosa più intelligente che possiamo fare è garantire la sopravvivenza di tutti in maniera indiscriminata. Cioè, ognuno di noi è una possibilità che la specie progredisca, ognuno di noi che scompare è una possibilità in meno che la specie sopravviva. Pensate l'importanza che questo ha. Questo è quello che dice Darwin, non parla mai di, anche se parla di struggle for existence, cioè il combattimento, diciamo, il continuo per sopravvivere, non ha a che fare con il combattimento fra noi come competizione. Questa è una storia che dipende dai suoi degeneri eredi intellettuali, primo fra tutti Huxley. Huxley era il suo più grande, direi, erede, veniva chiamato il mastino di Darwin, era uno proprio, come dire, perseguiva l'ortodossia darwiniana. Qualunque parola che fosse al di fuori dell'ortodossia, Huxley aggrediva. Era una persona straordinariamente intelligente. Darwin stesso scrive, io non riesco a, più o meno, dice una cosa del genere, fa: io conosco Huxley, è un mio caro amico ed è una persona amabilissima, eppure non mi ci metterei mai contro, perché diventa davvero diventa cattivo, è un mastino. E lui, che è morto Darwin, porta avanti quest'idea che la vita in realtà sia una specie di arena, anzi proprio la descrive così, come un'arena di gladiatori, in cui è praticamente, diciamo, il lupo, l'uomo omini lupus, è l'idea che sopravvive il più forte, il più cattivo, il più furbo, che poi è entrato, diciamo, nella concezione odierna. Cioè, quando noi pensiamo a evoluzione o a selezione, pensiamo sempre a una cosa del genere, cioè a una cosa che seleziona il migliore. Ecco, migliore è una parola che non esiste in natura.
l'idea di migliore è proprio il contrario a quella delle comunità naturali. Bene, detto, fatta questa precisazione che è fondamentale, perché altrimenti noi non capiamo la novità di Kropotkin. Kropotkin, quando scrive Mutual Aid, dice un'altra cosa. Dice: io sono, ho girato per questi posti inospitali come la Siberia, luoghi dove è difficilissimo sopravvivere, e mi sono reso conto, mi sfrutteggio un libro ponderoso, che più l'ambiente è difficile, più le popolazioni degli esseri viventi, qualunque sia la loro specie, si aiutano gli uni con gli altri, cioè mettono in atto questo mutuo appoggio, cooperano invece che competere. Addirittura racconta di molti di queste popolazioni, appunto, che lui chiama selvagge, che oggi chiameremo native, che non comprendono il significato di competizione, cioè proprio non lo comprendono, non riescono a capire che cosa voglia dire. E quando Kropotkin lo dice anche in dei saggi, ma non ricordo se lo dice in Mutual Aid o in qualche altro saggio che ha scritto, ma ho letto questa storia che mi aveva molto colpita, quando cerca di spiegare che cos'è la competizione a queste popolazioni native, questi si fanno delle grandi risate, cioè scoppiavano a ridere in maniera irrefrenabile, e non credevano che ci potesse essere questo tipo di relazione fra le persone. Perché non lo potevano credere? Perché in effetti la competizione in un ambiente inospitale è la cosa più stupida in assoluto che si possa immaginare di fare. Kropotkin quindi studia sia le popolazioni animali, sia le popolazioni vegetali, sia le popolazioni umane, e ne tira fuori una regola generale. Una regola generale che è importantissima per noi oggi, fondamentale. Perché che cosa ci dice Kropotkin? Ci dice: attenzione, io ho studiato tutte queste popolazioni, le ho studiate a lungo in queste zone così inospitali, e mi sono accorto di una cosa, che la competizione, paradossalmente e in maniera che noi diremmo oggi controintuitiva, può funzionare soltanto quando c'è abbondanza di risorse. Guardate che è assolutamente controintuitiva, noi abbiamo un'idea della vita diversa, no? Quell'idea in cui ci sono pochissime risorse e ci scanniamo per poter avere quelle risorse. Lui dice: questa visione che abbiamo noi della vita è, da un punto di vista evoluzionistico, folle, completamente folle. Se ci può essere un valore nella competizione, questo può essere forse, e casomai, però è molto dubbioso, soltanto quando c'è enorme abbondanza di risorse. Quindi quando tutti in qualche maniera possiamo sopravvivere e quindi possiamo mantenere, ricordatevi sempre Darwin e la Le Guin, lo so che è strano rimetterli nella stessa frase, ma insomma, portare avanti la felicità di una comunità. Allora, se c'è tante risorse, si può anche competere, perché più o meno tutti hanno comunque di che sopravvivere, quindi possono portare avanti la sopravvivenza della specie. Ma quando non ci sono le risorse, e secondo punto, quando c'è un ambiente instabile, ora parleremo anche di questo secondo punto, il mutuo appoggio è di gran lunga, se non esclusivamente, l'unico sistema che la vita sceglie per procedere. Attenzione, perché parla di due constraint, lui nel suo libro in inglese, due fattori, come si dice constraint? Due limiti fondamentali. Risorse e ambiente. Cioè, in altre parole, se oggi Kropotkin direbbe
va bene, può andare, non direbbe mai va bene, può andare bene la competizione, può avere una sua qualche utilità, può essere tollerata, purché ci sia abbondanza di risorse e ambiente stabile. È facile. Ma quando mancano questi due punti, è assolutamente impossibile immaginare una vita che procede attraverso la competizione. Allora, mettiamolo nella situazione odierna. Per questo dico che è fondamentale oggi riscoprire Kropotkin, riscoprire l'importanza del mutuo appoggio e della simbiosi, chiamatela come volete, che è la base della vita. E cioè, sapete come sono fatte, come siamo nati, le nostre cellule, le cellule eucariote, ma anche le cellule eucariote animali e quelle vegetali, come sono nate? Sono nate dalla simbiosi, quindi dalla vita, da due o tre organismi che vivono insieme e portano, diciamo, a un livello superiore l'evoluzione della complessità su questo pianeta. Ma ritorniamo a oggi, scusate questa deriva, un attimo ci volevo mettere per forza, perché prima parlavamo di Lynn Margulis, allora, che è un'altra signora straordinaria, che ci ha raccontato come la simbiosi governa la storia del pianeta, della vita. Che cosa sta accadendo oggi su questo pianeta? Beh, noi viviamo per la prima volta nella storia, l'Homo sapiens è una specie estremamente recente, contrariamente a quello che ognuno di noi normalmente pensa, no? Quando si parla della storia dell'uomo si parla di milioni di anni, ma di nuovo dimentichiamo la lezione di Darwin, è la specie che conta. E io vi ricordo che la nostra specie si chiama Homo sapiens, ci siamo chiamati così. Noi non siamo Homo erectus, non abbiamo niente a che fare con tutti i nostri antenati di milioni di anni fa, perché allora anche un batterio è un nostro antenato. Non è quello, noi siamo la nostra specie, nasce 300.000 anni fa. Homo sapiens ha 300.000 anni, che per una specie è un battito di ciglia, siamo una specie neonata. La vita media di una specie è di 5 milioni di anni. Pensate un po', pensate quanto siamo giovani. 300.000 anni. Bene, in questi 300.000 anni la civiltà umana, perché parlo di civiltà umana? Perché per 288.000 anni, praticamente fino a 12.000 anni fa, vivevamo in una situazione simile a quella trovata da Kropotkin in Siberia, cioè in comunità di 30-40 persone massimo, gruppi che non conoscevano il significato della parola competizione, proprio non lo conoscevano. Poi inizia la civiltà umana, 12.000 anni fa. Ecco, in questi 12.000 anni noi abbiamo iniziato a svolgere tutte le nostre attività così come le conosciamo oggi, in cui la competizione ha un valore fondamentale altissimo, però siamo stati molto fortunati, cioè questi 12.000 anni ultimi sono stati 12.000 anni ricchissimi di risorse e con un ambiente, soprattutto, questo non dobbiamo dimenticarcelo, è eccezionalmente stabile. Uno dei motivi che è spesso stato chiamato in causa per l'eccezionale progresso dell'umanità negli ultimi 12.000 anni è la fortuna di aver avuto questi 12.000 anni di clima incredibilmente stabile. L'influenza che il clima può avere sulle specie è straordinariamente sottovalutato. Straordinariamente sottovalutato, bastano pochi gradi, quei pochi gradi che noi stiamo aggiungendo alla nostra temperatura per cambiare tutto quanto. Allora noi oggi siamo esattamente in quella situazione che descrive Kropotkin, entriamo in un mondo che ha un ambiente instabile, cioè non sarà più, lo vede diciamo anche il più
testardo dei negazionisti si accorgerà che l'ambiente... Attenzione, perché poi anche questi famosi negazionisti, no? Che sono quattro gatti e sono scemi, perché sono scemi, perché scusatemi, di fronte a una quantità talmente incredibile di prove, o sono scemi o sono in malafede. E quindi permettetemi di poter, se non sono, se, siccome non si deve dire che sono in malafede, allora io dico che sono scemi. Evidenze scientifiche è straordinaria, però comunque diciamo anche questi negazionisti che cosa dicono? Non possono ovviamente negare il cambiamento del clima, negano la causa, negano che la causa sia umana. Meno male che è umana, io vi dico, per fortuna è umana, perché se una causa umana noi la possiamo riparare, se fosse una causa naturale non potremmo farci assolutamente nulla e allora saremmo davvero nei guai. Comunque, che sia in un caso che sia in un altro, è uno solo, che è causa nostra, è colpa nostra, l'ambiente sta cambiando a una velocità che non avevamo mai visto prima nella storia, non soltanto degli ultimi 12.000 anni, quindi della civiltà umana, ma della storia dell'intera specie. Dell'intera nostra specie, noi non abbiamo visto mai nulla del genere. L'ultima volta che ci sono stati 420 passa parti per milioni di anidride carbonica nell'atmosfera, era 16 milioni di anni fa. La temperatura era 4-5 gradi più alta, il livello del mare era 30 metri più alto, e i poli non erano ghiacciati. L'ultima volta che c'è stata questa temperatura, ma negli ultimi, da quando esiste la nostra specie, non c'è mai stato nulla del genere. Allora, entriamo in un momento di ambiente instabile, di riduzione delle risorse. Cosa ve lo devo ricordare io? Che non ci sono le risorse. Quante volte lo sentiamo ripetere ogni anno, no? A giugno, a inizio di luglio, noi ci siamo mangiati le risorse che ci toccavano per quell'anno. Ce le siamo mangiate tutte, e alcune risorse non ritornano, non si rigenerano, sono finite. In un ambiente del genere, ci dice Kropotkin, la cooperazione, il mutuo appoggio è la maniera fondamentale, l'unica per sopravvivere. Ancora 2 minuti. Pensate, ci sono delle specie, come le mie amate piante, che portano questo mutuo appoggio a dei livelli di sublimità che sono quasi incomprensibili. Quando trovate un ceppo, un albero tagliato, no? Lo dico, scusate, voi siete un pubblico molto colto, ma mi è capitato anche davanti a dei miei studenti di parlare di ceppo ed essere guardato con sguardo attonito, tipo un ceppo, sì, un albero, pezzo di albero tagliato. Un ceppo è, ormai lo sappiamo più o meno dalla metà dell'Ottocento, in una foresta naturale viene mantenuto in vita dalle altre piante della propria specie che la circondano. Un ceppo, cioè non un albero. E uno potrebbe chiedersi, cioè quindi pensate, avete presente che gli alberi ogni anno fanno un anello? Si ingrandiscono producendo un anello. Beh, questi vengono tagliati e continuano a produrre ogni anno un anello piccolino, sottile, ma lo producono come? A carico delle piante vicine. Perché? Perché gli alberi vicini dovrebbero sprecare energia per mantenere in vita un ceppo, neanche un albero intero? Beh, perché con quella ci sono una serie incredibile di motivi. Perché il loro insieme, il loro apparato radicale più stabile, perché con quella pianta lì sono stati insieme per 200 anni e sono stati bene, e se ora quel ceppo muore ne arriva un'altra, vai a sapere che succede, e perché con quella pianta lì le risorse se le sono sempre divise in maniera equa, perché soprattutto per un periodo molto lungo di tempo, nonostante le risorse siano state molto variabili e l'ambiente sia cambiato, quella foresta è riuscita a resistere. Time's up, e quindi vi saluto. Grazie mille.